E bello tutti ragazzi e bentornati su sempre questo amico grande Marco. Oggi siamo di nuovo su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione global, sempre nella seconda stagione. Siamo qua nel nostro account principale, pronti per questo nuovo fantastico video. Siamo nell'episodio numero 37, se non vado errato, 37. Ragazzi, allora, se ci dirigiamo negli event, c'è questo personaggio, questo evento nuovo, questo story event nuovo di Curse of the Blood Rubies. Questo è andato a vedere. Semplice, 8, 6 livelli, 6 stage. Dal primo, col primo ti danno il personaggio free to play Goku SR bambino. Al 5 ti danno delle pietre che nel Baba ti danno qualcosa. Adesso andremo a vedere. E nell'ultimo ti daranno le medagliette per il personaggio. Eccolo qua. Goku bambino, GL, SR all'inizio. Poi si può portare a tour. E quello che ho visto, ho detto, ma che cacchio? Praticamente questo Goku Dokkan Awakenato, poi in questo UR col punto interrogativo. L'UR col punto interrogativo poi diventa LR. Non ho capito, cioè in inglese ci capisco poco io. Ah, si scoprirà nella terza parte dello story event, ho letto solo adesso. Comunque, eccolo qua, Blood Ruby. Possiamo prendere pasta, un nuovo PG Int. Poi, Growth non c'è niente. Challenge, sono usciti due event. Advent of Omnipotence e The Greatest Adversary of All. E Z Battle ci sono quello di Kid Buu, quello di Broly e quello di Gogeta STR. Oggi ragazzi voglio provare l'evento di Gogeta Blu. Perché nelle summon mi sono fatto qua. Mi sono fatto, come si dice, la batch degli Elder Kai. Prima sono riuscito ad avere 400 stone, me ne sono fatte 4 di multi, tutte e 4 le multi. Ho portato un po' di S alta. Ho portato di S alta. Dov'è? Gogeta, eccolo qua che ce l'ho a S10. E devo port vorrei portare questo qua, come vedete ho un po' di Elder Kai. Voglio portare anche questo Goku SA massima per un semplice motivo. So come buildarlo, è forte e va bene. Anche Vegeta Blue Evolution vorrei, perché devo ancora portarmelo a tour. Poi con due sincerità di Vegeta mi interesserebbe pure portarlo a tour. Ginyu Goku potenziato SA10 non sarebbe male. Qua degli Int, Goku Ultra Istinto, Broly, sì. Qua Vegeta, cioè Gogeta anche se sa 20, devo solo livellarlo. Idem Broly che sa pure lui 20. Pressoché. Ho portato LRI. Eccoli qua, Great Saiyan 1 e 2. Li ho portati a tour, LR, sono molto carini, mi piacciono, devo dire che mi piacciono. Anche loro sono solamente SA10, vorrei portarla a SA più alta, SA20 al massimo. Questo, se è LR che vorrei portarlo SA20, adesso per adesso lo porto SA10. Poi più avanti lo porto SA20, portandolo a tour e tutte le varie cose. Comunque, vabbè, portato, e boh. Ok ragazzi, andiamo a provare l'evento di Gogeta, voglio vedere quanto tempo ci metto, prima avevo delle mission da sbloccare.
Voglio vedere cos'ho. Vabbè, niente di che. Item GL possono sempre servirmi. Vabbè, dai, andiamo a farci questo bel evento di Gogeta Challenge. Ovviamente c'era sia la Z-Hard che la Super 2. Super 2 di già, madonna. Ok. Prima fase STR, seconda Tech, terza AGL, che si è Z-Hard e finisce così. Finisce una versione normale e poi quella Tour. La versione Tour e poi quella trasformata. STR Tech, quindi STR. Ah, forse sono Vegeta e Goku. Può essere. Eh sì, forse sì. Probabile. Goku e Vegeta, uno e uno. Fase 1-1 e fase 1 l'altro. Character, qua cos'è character? Ah, quelli. La controparte che fa male? Non lo so. Ok, visto che è una GL, un super, proverei con l'Extreme Tech. Proverei. O semplicemente con la squadra Ginyu. Magari la squadra Ginyu mi dà. Cioè, è più forte magari. Allora, Dend, mi prendo come item. Ghostasher sempre. Qua. Qua la rana vorrei prenderla. Potremmo fare così. In questa maniera. Perfetto. Andiamo, vediamo come se la cava il team Ginyu Force contro, sì, Vegeta STR, Goku. Come se la cava? Vediamo. Allora, intanto 4. Andiamo a prendere ovviamente le cariche dell'aura. Anche se, bene o male, sono sempre tutti già caricati al massimo per sicurezza. Ci andiamo a fare più velocemente. Perfetto, ottimo. E andiamo direttamente da Vegeta. Diventa God, ma no, Super Saiyan. Quindi c'è Vegeta Super Saiyan. Porca trota. Porca trota. Già lui che cacchio fa? Ah, dice ok, perfetto. Cioè, aspetta, leggiamo bene. Chains in key sphere into the. Ok, perfetto, questa qua è molto utile. Però per adesso noi facciamo in questa maniera. E se tira il suo fisico non è una buona idea, forse è meglio fare così. Forse sì, è meglio. Quindi facciamo in questo modo. Facciamo così. E cosa? Perfetto, speriamo che non ci faccia male. Speriamo. Vai Guldo. Già gli facciamo male. Buono. Perfetto, con Guldo l'ho sfilato. Ok, adesso. Caspio qua. Sparales, Parasparales A su Ginyu. Vabbè, non mi preoccuperei più di tanto con la sincerità di Ginyu, cioè Ginyu. Non mi preoccuperei. Quindi andiamo tranquillamente. Tanto Barter è una GL, quindi Extreme su un Super STR fa più male. Fa tanto male. Infatti ha fatto un bel po' male. Poi adesso anche Ginyu Goku, questo qua è quello amico, presumo. Ah, l'ho ancora sfilato da Guldo, giusto? Ma meno male, l'ho sfilato due volte, cioè l'ho sfilato due turni, meno male. Buono. Ok. Vabbè, tanto qua qualunque cosa l'abbiamo fatto fuori in ogni caso. Comunque, ci attaccherà questo Vegeta? Primo attacco, signore e signori. Mamma mia.
Su Gigni ho fatto pochissimo. Mi sa che con questo team lo farò velocemente. Lo farò molto velocemente. Mi diranno. Porterò. Ah, giusto, fase 2. Goku Tech. Perfetto, Goku Tech. Ecco, già più vita. E Goku Tech. Ecco. Già, Barter rischia un sacco. Lì rischia un sacco. Io lo metterei almeno con un attacco. Per proprio pararci il più possibile il culo. Su qua quello friend. Vediamo quello friend com'è. Allora, manco, non c'ha manco il crit. E se ha 12 non c'ha manco il crit. Il mio c'ha il crit, sa 17, già è più alto. Vai, prendiamo. Speriamo in bene. Qua 3, vabbè, prendiamo questi qua. Barter con evasione, con full evasione. Spero che almeno questo colpo. Ecco, già l'SA su, Recum. Vediamo, camera mia. Speriamo non ci faccia tanto male. Porca trota, non è poco però. Il danno che ci ha fatto è 900, 957.000 e qualcosa, non è poco. Cioè, su Recum non è poco, beh. Infatti, l'avevo detto che non era poco. Ho detto, Madonna, ci ho dato un bordello. Momenti, cioè, momenti ci ho dato tutto. Ecco, vabbè. Già Barter più o meno ha resistito. Abbiamo Guldo, 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 Guldo. Vediamo la principessa di sto piscio. Ok. Git Genio è Guldo. Genio potrebbe far tanto male. Se non moriamo prima. Quindi io andrei con la principessa serpente. Cerca avere il 55% di vita e inoltre 30% di danno in meno. E non è una brutta cosa. Ok. Ok. Quelle tech me le tengo. Quelle tech me le tengo per il mio genio. Nel caso fa più male, prendo tanto. Prendo tutte le più possibili chi verdi. Quindi faccio un sacco male. Ok. Vai genio. Perfetto, belli i danni che gli ho fatto, Genio. 9. Fighissimo quando sei. Quando i tuoi PG tankano. È qualcosa di bellissimo. Vai, Guldo. E ancora rimane a 2 vite. Perfetto, vieni. Eccolo qua, il mio amico Genio. GGGG. Vabbè, tanto per 2 vite. Cioè, per una barra e un piscio. Mi metto a usare item. Non mi metto ad usare, perfetto. Adesso io ho fatto pure la ultra. Vai, l'ho silato, grande, grande Guldo. Guldo è una bestia, ragazzi. Guldo, questo team è molto forte. Che culo, mi sono fatto un mazzo così in vacanza per farmeli tutti. Mi sono fatto un mazzo per farmelo tutti. Fusion, ah, belli. Ah, sì, c'è la versione a tour. E poi nella fase, nell'ultima fase c'è la versione trasformata. Quante barre? No, Git rischia un sacco, Git. C'è pure l'ultimo, la special. Oh, cazzo. No, io no, questo turno lo salto. Questo turno mi voglio parare, perché sennò muoio. Almeno l'SA la piglia qualcun altro dopo, perché sennò sono veramente fritto, extra fritto. Ok, almeno sto turno mi paro, infliggo danni, prossimo turno, essendo una GL, mi faccio tankare dai miei tech, che penso che in rotazione c'ho almeno uno dei due Ginyu, se non anche Guldo. Sperando che tanchi, cioè sì, dai, su un tech con una GL tankano per forza. Ah. Perfetto, uno dei due Ginyu e il mio amico Guldo. Bellissimo Guldo che ti metterei per primo io.
Io ti metterei per primo, sai? Perché comunque almeno con Ginyu prenderei un sacco di orb tech. Perché userei l'item. Recum. Anche se... però sull'ultimo Recum non lo so. Perché già così Guldo prende un sacco di chi. Sì, va per la porta al max, però altri. Ma sì, si potrebbe anche fare. Possiamo provare qui in questa maniera. Intanto siamo al max di vita. Perfetto. Ha un bordello di chi adesso. Perfettamente perfetto. Perfetto, se Guldo lo sila, proprio siamo a posto. Non ci attacca né su Guldo, né su Ginyu, né su Recum. Non ci fa la special su Recum, ed è quello l'importante. Non ci fa KO. Vinciamo, prossimo turno abbiamo la docca con l'altro Ginyu. Mannaggia l'immortale. No, non l'ho silato. Porco due, non l'ho silato. Non l'ho silato, ma giù da bosco. Ma io sono per uno o per due, porca trota. Ma troppo lento, io lo vedo troppo. Ah no, è per due pure. Proviamo a fare così. La tattica. Ripigliamo un po'. E come, dai, 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 dai. Ma porco giù, non l'ho fatto neanche fuori. Ti prego, non mi far fuori. No, eccolo, eccolo. Eccolo. Ci ha fatto un bordello di danni. Almeno l'SA non la tira. Il Dokkan con qualcuno ce l'ho, purtroppo. Dende, dende, no, però vabbè, dende, mi ha fregato. Dende, dende, dende. Dende per forza e... per forza così. Dokkan, vabbè, quello era ovvio, era scontato. Ok, dai, dai, sono carico per il Dokkan pure. Sposterei questo qui più in mezzo, più in alto, per non pigliarmi, per non sbagliare. No. Porca trota, uno l'ho sbagliato. Marcoli. Uno l'ho sbagliato, avendo l'ansia l'ho premuto troppo presto. Dai. Almeno con sto Dokkan, almeno quello friend me lo fa fuori. Mi togli 4 barre. Almeno 3 almeno. Almeno 3. Dai, 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 dai. Oh! Ah, che figo, quella Dokkan me l'ha caricato all'ultra. Perfetto, ottimo. Dai, 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 dai. Ma come di una barra sola, ma neanche. Madonna. Ma no, ma veramente, ma porco Giudo. Devo fare attenzione a chi prende di amico Ginyu. Vabbè, almeno l'abbiamo ridotto a due barre. Possiamo anche farci. Possiamo anche farci. Troppi attacchi però vedrò. Minchia, git, cazzo. Git, git, git. Git, resisti. Bravo git. Bravo git. Bravissimo così. Bravo. Dai. Adesso riuniamo in questa maniera. Su Super attack, porco Giuda. No, 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 su Bartar. Evadi Bartar. No, ormai non è più. No, vaffanculo Bartar. Se non ci ha fatto fuori, ci fa fuori adesso. Ti prego Bartar. Le prossime attacche che ti fa le puoi evadere, cacchio. C'hai 20 di evasione, madonna. Hai 20 di evasione, c'hai full. Dovresti evadere tutto il tempo. Cosa fai? Non evadi manco una volta. Evadi uno. Oh.
Bellissimo. Allora, ok, non lo farò facilmente. Gli inizi magari sì. Adesso dimmi. Quante cacchio di vite c'ha? Porco demonio. Perché qua c'è quello friend che proprio. Non lo voglio. Sicuro con tutti questi attacchi ha un LSA per forza. Mamma che me. Mamma di mortacci. No, Gostascia, voglio usare. Subito. 50%. Allora, prendiamo questo. No, facciamo così in questo modo, picchettino, patapà patapà. Allora, dai, dai recom. Perfetto. Dai, 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 ti prego. Sopravvivi. Fai male, fallo fuori. Non lo fa fuori. Adesso tutta una valanga di attacchi solo su un genio, porco due. Ok, qua abbiamo Guldos, sì. Ah, niente SA per fortuna. Ok, io la prima così la tengo così. Gitto lo tengo per primo. Almeno si subisce un attacco e basta. Già più attacchi era meglio di no. Già poi troppi attacchi mi muore. Dai Gitto, dai. Dai Crusher Ball, dai, resisti. Ti prego, resista a qualunque attacco ti fa. Già hai resistito male. Ti prego, blu impulse, papparapapapapapa. Ok. Ma come? Non l'ho visto che era rosso. No. Ho perso. Ma proprio a bestia. È bellissima, devo dire che è bellissima. Che bello, un altro PG che non riuscirò a portare a tour. Sì, io gli AGL li odio. Troppo complicato. Beh, lui mi è piaciuto perché. Figo, mi è piaciuto. Perché, beh, bello, no, non c'è un perché, è bello sto evento, bello, carino, però fa male. Quindi ragazzi, un messaggio che vi perché per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un pollice in su, commentate, condividete, iscrivetevi, noi ci vediamo domani con la nostra serie di Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco, e quindi, pica pica, a tutti, ciuppa ciuppa, ciappa ciappa.